sono sopravvissute al girone di qualificazione e poi ai gironi eliminatori. Adesso è il grande momento per la cantera e il Sant'Agnello, il momento per apporre la propria firma in calce a questo torneo, per poter festeggiare. Bisogna vincere questa partita però, per entrambe, per poter entrare nella storia di questa manifestazione. Sant'Agnello e Cantera sono le due squadre che si sono meritate il diritto di giocarsi questo importantissimo trofeo. Gigino Maturi, quarta edizione, categoria 2004, e saremo sicuramente di fronte a un match interessante, avvincente, uno spettacolo, perché questi giocatori sono quelli che hanno fatto meglio in tutta la manifestazione. Un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi e Diego Lombardi. Una partita che sicuramente si presenta molto equilibrata, combattuta, due squadre che hanno fatto benissimo. Diego, che cosa ti aspetti che accadrà? Beh, mi aspetto una finale viva, una finale accesa. Sono due squadre che giocano bene a calcio, sono due squadre che amano attaccare. Il Sant'Agnello è riuscito proprio in extremis a conquistare la qualificazione al primo posto, mentre anche la Cantera è riuscita a ottenere il medesimo risultato, sicuramente in maniera un po' meno affannosa. È tutto pronto adesso per iniziare questa sfida. Sono le 11 di sera, ma le due squadre hanno una gran voglia di affrontarsi, una gran voglia di alzare questo trofeo, ed inizia dunque il confronto. La Cantera che gioca questo primo pallone, che viene adesso gestito dal numero 10. Adesso stiamo facendo un po' di ordine nelle formazioni che abbiamo appena ricevuto, chiediamo venia. Si trattava di Mario Avitabile, anzi no, questo è il Sant'Agnello, scusate. Adesso ancora la squadra della Cantera che prova a giocare questo pallone. Sono cambiati un po' i numeri di maglia però, perché non abbiamo in distinta il numero 10 della Cantera. Comunque il gioco prosegue, adesso proviamo a seguire questo match. Ma chi è questo qui? Sono cambiati tutti i numeri di maglia e dunque chiediamo venia. C'era stato detto che non era così, adesso cerchiamo di informarci. Attenzione, intanto c'è il tiro e il gol, ha segnato il Sant'Agnello, è passato subito in vantaggio la formazione del Sant'Agnello. Bellissima conclusione che è stata partorita dal numero 2 Inghilterra dalla grandissima distanza. Anzi no, si tratta, chi ha segnato? Inghilterra? Ha segnato proprio Inghilterra, tiro dalla grandissima distanza. E dunque 1-0. C'è qualcuno della Cantera qui vicino? Non c'è la formazione, non c'è qualcuno. Adesso cerchiamo di recuperare la corretta formazione della Cantera. Siamo un po' in difficoltà. Vediamo se adesso riuscirà a reagire la formazione in maglia rosso-blu. Ancora un altro gol meraviglioso. Intanto è stato scoccato dal calciatore del Sant'Agnello, 2-0 praticamente in un amen. Ha segnato un gol fantastico Orlando da distanza siderale, anche lui ci ha abituato a grandi capolavori. 2-0, adesso la Cantera davvero peggio di così non poteva iniziare, ha già preso una piega precisa, una fisionomia importante questa partita. Il Sant'Agnello ha messo due gol tra sé e la squadra avversaria, che adesso dovrà cercare la rimonta. Siamo solo all'inizio, la storia di questa manifestazione è ancora lunga, può succedere di tutto naturalmente. Adesso prova a reagire la formazione della Cantera, stiamo cercando adesso di ritrovarci la formazione che avevamo in precedenza, che non riusciamo più a ritrovarci. Devi chiamare qualcuno della Cantera. Ancora adesso prova la formazione del Sant'Agnello, non siamo riusciti purtroppo ad avere la formazione che in effetti aveva anche in precedenza giocato. Adesso cercheremo naturalmente di rimediare. Intanto andiamo, il Sant'Agnello che ha provato questa offensiva riparte. Allora la squadra della Cantera, qualcuno della Cantera può venire un secondo per favore, che ho i numeri che non sono corretti rispetto a quelli che stanno.
Un secondo può venire. Adesso prova nuovamente la formazione della cantera. Rimessa laterale. Una persona può venire un secondo a dirmi i numeri di maglia, che qua non ce li ho corretti. Grazie. Ancora un'azione in profondità, parte adesso in velocità ancora una volta il calciatore con la maglia numero 9, Orlando, che ha tentato questa progressione. Ti scrive i numeri qua che sono giusti. Adesso c'è il portiere Santa Maria che prova questo rinvio, pallone che spiove a centrocampo. Poi adesso prova questa incursione, calciatore con la maglia numero 10 della cantera, davvero si dovrebbe da stare di Bonetti. Adesso Inghilterra che aveva sbloccato la partita con un tiro dalla lunghissima distanza. Ancora Bonetti ha provato l'incursione, ci dispiace esserci persi questi 6 minuti di gioco, purtroppo i ritmi febbrili della manifestazione non consentono di poter mettere ordine con rapidità alle carte che avevamo, dobbiamo andare un po' a memoria e certamente dopo una giornata così impegnativa anche la memoria tradisce. Adesso c'è questo calcio d'angolo. Lo batte. Sette Pirozzi. Battuto da Pirozzi, stacca di testa e libera questa minaccia evitabile. Poi c'è questa rimessa laterale ancora a favore della cantera con Capocotta che ha messo dentro e poi arriva il tiro e il gol. Ha segnato Bonetti e c'è l'esultanza anche da parte dei giocatori, scusate, dei dirigenti naturalmente in panchina, ma anche dei sostenitori della cantera che hanno dunque potuto gioire per questo gol di Bonetti che ha permesso alla squadra della cantera di accorciare le distanze. 2-1, bellissima finale, sono trascorsi solo 7 minuti, sono già stati segnati 3 gol. Santaniello che è andato avanti prima con Inghilterra, poi ha raddoppiato con Orlando, adesso però è tornato in partita con Bonetti, la squadra della cantera. Ancora un lancio lungo che viene gestito male da De Caro, ha ceduto il pallone alla squadra in maglia rosso-blu, c'è stato questo traversone che è stato messo fuori, poi interviene adesso in difesa centrale difensivo, ancora un tiro che è stato scoccato dal numero 8. Chi è il numero 8? Dalterio. Dalterio, è stato fenomenale il riflesso del portiere del Santaniello, Troiano, si è disteso, anzi è volato in verità in precedenza. Allora stanno qua davanti. Perfetto. E dunque adesso abbiamo recuperato la numerazione, fortunatamente avvalendoci dell'aiuto di un genitore appunto della squadra della cantera, i numeri di maglia. Saremo adesso sicuramente molto più agevolati nell'effettuare la telecronaca. Adesso prova Pio Esposito sulla destra, fallo laterale. Ancora il Santaniello che insiste, c'è la conclusione che è stata tentata proprio da Inghilterra. Va velocemente adesso il portiere della cantera, Santa Maria, a recuperare il pallone. Ancora una palla interessante e poi c'è il sinistro e gol, il pareggio da parte della cantera, ha pareggiato dunque il numero 10 Bonetti su quest'assist di Cerullo ed è tornata in parità questa partita. In 9 minuti è successo di tutto, 2 gol prima da parte della formazione del Santaniello e poi il pareggio da parte della cantera. Nonostante un inizio pessimo, non si è persa d'animo e ha subito tentato una reazione d'orgoglio che
è riuscita pienamente. Ancora parità, dunque, e gol davvero bellissimi. Due squadre che hanno meritato di arrivare fin qui. Adesso è entrato un dirigente della squadra della cantera per medicare un calciatore in maglia blu. Anzi no, probabilmente si non ha fatto altro che allacciare lo scarpino, evidentemente non è in questo momento in transagonistica numero 11 Pezzullo in grado di effettuare questa operazione. 2-2, adesso Santaniello deve ricominciare da capo a tessere la propria manovra. Cantera che è tornata subito in partita in un amen, davvero un battito di ciglia. Manca ancora un'eternità, mezzo primo tempo e tutta la ripresa. Rimessa laterale già battuta. Basta. Adesso dunque si riprende con questa rimessa laterale già battuta da Santaniello alla testa delle panchine, più Esposito, poi arriva il rinvio da parte del calciatore della cantera. Adesso la cantera è scatenata, prova ad andarsene. Adesso l'autore dell'assist Cerullo, assist del due pari naturalmente, guadagnato calcio d'angolo. Adesso sul pallone va Pirozzi. In corsa di Pirozzi, attraversa tutto lo specchio della porta questo traversone, battuta al numero 7 della cantera. C'è stata una deviazione, ancora la formazione rosso-blu che adesso è in fiducia. Altro lob al centro, adesso interviene l'autore del pareggio numero 10 Bonetti. Pallone che viene adesso rinviato in profondità, colpo di testa, una serie di colpi di testa in verità sulla tre quarti. Poi c'è ancora un sinistro velenoso da parte del numero 8 Pragliola. Ci sono proteste adesso nella panchina del Santaniello, non capiamo in verità il motivo per cui stia protestando, anzi forse è il direttore di gara che ha praticamente invitato a una condotta più ordinata la panchina del Santaniello. Adesso il gioco prosegue, la cantera che ha preso in mano decisamente il pallino del gioco. Adesso rinvio parte del numero 3 Maria Vitabile, poi ancora sulla tre quarti, pallone che viene messo dentro e spazzato via. Si impegna dall'altra parte del campo ancora Cerullo, che sulla destra sta facendo male alla difesa del Santaniello, che se l'è cavata con molto affanno. 13° minuto di gioco intanto, 2-2. Era lunga, lo avevamo detto all'inizio del match, soprattutto anche dopo il 2-0 del Santaniello. Battuto male questo traversone di punta addirittura, non un granché da Pirozzi. Poi altro errore dopo 9 minuti di rumba, possiamo dire. Adesso la musica della partita un po' cambiata. C'è meno intensità. Naturalmente adesso con la situazione di parità le due squadre sono molto più attente a difendersi. In precedenza ce n'era una sola che doveva stare attenta a non subire gol ed era quella del Santaniello, che invece si è lasciata sorprendere due volte. Adesso ci prova però con Pio Esposito, fermato Pio Esposito, fallo laterale. Cristian, vogliamo un gol, Cristian! Adesso buttato via il pallone
dalla difesa, numero 14 De Caro, poi ancora insiste, attenzione con questo tentativo Bonetti, riparte allora il Sant'Agnello, Pio Esposito, adesso Cristian Esposito, stato fermato da questo disimpegno di Pezzullo, riparte ancora Inghilterra, il suo tentativo che si è esaurito, poi c'è il rinvio di Santa Maria in profondità, prova a lottare Orlando, ancora Orlando, un brivido sulla schiena del portiere Santa Maria e anche di qualcuno qui sugli spalti per questa conclusione che ha creato qualche problema la retroguardia della cantera. Calcio d'angolo già battuto e poi messo fuori, adesso riparte velocissimo il duo Bonetti e Cerullo, poi la conclusione di Bonetti è terminata sul fondo, ha chiuso troppo l'angolo Bonetti. Ancora la cantera che prova con questo campanile mettere un po' di pressione, formazione del Sant'Agnello, batti e ribatti, cade a terra, subisce fallo secondo il direttore di gara Sansonetti, in questo caso Inghilterra, è un fallo netto. D'Alterio aveva vinto questo contrasto ma forse si era aiutato, era molto vicino Sansonetti, ci fidiamo di lui nonostante abbia arbitrato già diverse partite. Stesso Inghilterra adesso va a battere questo calcio di punizione. Domenico, vogliamo un gol! Parte adesso Inghilterra. Ottimo lavoro. E poi il pallone che viene dato dentro da Bonetti, impreciso il suo passaggio finale. Rinvio adesso da parte di Troiano, adesso c'è un destro un po' velletario, un po' ambizioso da parte di Pio Esposito, adesso rinvio di Santa Maria, ancora Cristian Esposito, controllato con la mano e poi calciato fuori un po' frustrato da questa decisione che tutto sommato non ci sembra errata, perché Cristian Esposito aveva controllato con il braccio per sistemarsi meglio il pallone. È stata pescata questa irregolarità. Adesso Pezzullo va sul punto del calcio di punizione, pronto a scodellare e a sventagliare questo pallone in avanti, cosa che fa proprio al centro. Attenzione, colpo di testa e il pallone fuori, all'indietro ha tentato questo colpo di testa il numero 9 Cerullo. Torna in campo adesso il pallone mentre siamo ormai quasi al ventesimo e dunque al termine di questo primo tempo. Iniziativa di Pio Esposito, Cristian Esposito. Se ne va Cristian Esposito, sinistro, il pallone termina sul fondo. Altro lampo in questa partita che di lampi ne ha regalati davvero parecchi. Stavolta è stato Cristian Esposito a creare questo pericolo. Altro traversone che è stato smanacciato e poi Orlando era in condizione di precario equilibrio all'indietro. Ha dovuto affrettare anche la battuta. La porta non l'ha centrata, se l'avesse fatto sarebbe stato anche in questo caso gol superlativo. Altro rinvio, adesso il Sant'Agnello sembra essere nuovamente tornato
padrone del match. Un altro tiro, Santa Maria la vede all'ultimo questa palla, alla fine decide giustamente di smanacciare fuori. È salito in cattedra Cristian Esposito, ci sta piacendo molto, calciatore numero 7 della formazione del Sant'Agnello. Ottimo lavoro da parte di Orlando, se ne va, si beve due avversari, Orlando si mette in proprio, poi arma il sinistro. L'unica cosa che non ha funzionato in questa sua iniziativa è stata proprio la conclusione. Tempo tempo che ormai si avvia la conclusione, rinvio di Santa Maria, un tocco a centrocampo e poi il pallone che sfila sul fondo. Questo rinvio adesso viene gestito dalla formazione della cantera, che rimette il pallone in gioco. Pio Esposito lotta da quella parte con Bonetti, finisce il primo tempo bellissimo, meraviglioso, degno di una finale di questo tipo, di questo spessore, di questo torneo. L'atto conclusivo devono ancora scriverlo le due formazioni, per il momento è 2-2 e ci risentiamo fra qualche minuto per vivere insieme la seconda parte di questo avvincente confronto tra Sant'Agnello e la cantera. Riprende il match 2-2 e adesso la formazione del Sant'Agnello, che sicuramente è quella più delusa per come si sono messe le cose dopo l'avvio, vediamo se riuscirà a replicare il meraviglioso esordio. Quindi quanto c'ha di batteria? Adesso la formazione del Sant'Agnello. Deve recuperare questo pallone, ma il gioco è fermo, non si capisce cosa stia accadendo. Sì, il calcio di punizione a favore del Sant'Agnello. Gioco che praticamente è ripreso immediatamente, non c'è stata interruzione fra primo e secondo tempo. Due squadre che adesso profonderanno tutte le ultime energie. Attenzione, il lancio in profondità. Vai, vai giù, va. E adesso dunque riprende la formazione della cantera in profondità. Chiediamo Venia. Nel frattempo il nostro operatore si è dovuto allontanare dalla postazione. Santa Maria, tanto ha deviato il pallone. Adesso calcio d'angolo, c'è un po' di confusione qui davanti, stiamo seguendo, cercando di seguire la partita, ma stanno per attivare adesso i preparativi per la prima azione, anche se il primo posto ancora deve essere comunque assegnato. Naturalmente sarà l'esito di questo confronto a dire chi riuscirà ad alzare il trofeo. Sant'Agnello che però adesso sta premendo. Calcio d'angolo che viene battuto, poi c'è il rinvio da parte del calciatore. Della cantera, rimessa laterale battuta adesso, si gioca all'altezza delle panchine. Rimessa laterale adesso ancora a favore della cantera, pallone che viene gestito da portiere appunto del Sorbo. Prova adesso questa percussione piede palumbo sulla sinistra, ci sarà dunque calcio d'angolo.
ritmi blandi in questa ripresa, due squadre che hanno dato moltissimo nel primo tempo. Parte il cross al centro adesso che viene spazzato via, riparte allora la squadra della cantera che ha questa grande chance, esce il portiere forse fuori dall'area di rigore, subisce anche un calcio, si rialza subito Del Sorbo e adesso va a verificare Del Sorbo, scusate, direttore di gara Sansonetti, se Del Sorbo ha preso il pallone dentro o fuori la virtuale area di rigore che non è disegnata sul campo. La cantera adesso prova ad affondare, adesso c'è questo lancio in profondità, ancora una volta Del Sorbo riesce a intuire le intenzioni del numero 8 Pragliola. Adesso Pezzullo ha provato a indirizzare questo pallone, fallo laterale sul pallone, va proprio Capocotta. Difensori, rientrate! Colpo di testa che sta per favorire adesso numero 7, poi c'è la conclusione da parte di Pragliola. Era stato in precedenza Pirozzi ad aver armato il destro proprio del proprio compagno, adesso scappa via Pio Esposito. Campo che però è finito e c'è il rinvio dunque di Santa Maria. Ancora Pirozzi. E alla fine l'ultimo tocco è di Pezzullo. Quinto minuto, ancora due pari tra Sant'Agnello e la cantera. Ancora Sant'Agnello. Scanu. Riceve nuovamente il pallone Scanu da Piede Palumbo. Ancora Piede Palumbo all'indietro per Pio Esposito. Ancora Pio Esposito. Ha tentato il destro Pio Esposito, non trattiene il portiere Santa Maria. E poi ha tentato Piede Palumbo che non ha colpito bene. Pallone che ha schizzato alle stelle. E rimane dunque sempre di due pari il risultato di questo incontro. Rinvia adesso Santa Maria in profondità. Batti e ribatti con la squadra della cantera che prova a gestire questo pallone. Campanile e poi un altro tiro ribattuto, attenzione, se la cava miracolosamente Del Sorbo, tiene a galla la sua squadra con questo doppio intervento. Diego, davvero una partita meravigliosa finora, quale delle due squadre ti è piaciuta di più? Il Sant'Agnello, ottimo l'approccio, come sempre la cantera ha sbagliato l'approccio, ha preso due gol subito dopo 5 minuti, sono ritrovati la partita in salita, bravi a riprenderla, vedremo come finirà. Ed è davvero difficile ipotizzare un finale di partita a favore dell'una e dell'altra squadra perché si susseguono da una parte e dall'altra le azioni pericolose, Alessi, che condividiamo, quella appunto di Diego. Adesso c'è ancora un tentativo, attenzione, che si spegne. Bonetti ha provato a insidiarsi tra due giocatori in maglia bianca e per poco non li beffava. Lo stesso Bonetti adesso va a battere questo calcio d'angolo. Pallone che non arriva in avanti e poi c'è stato un altro disimpegno in fallo laterale da parte del capitano Pragliola. Rimessa laterale battuta adesso dal numero 5 Sant'Arpia. Ottimo lavoro da parte di Pragliola, cede il pallone a Bonetti, non passa questo suo passaggio, Bonetti rincorre un po' tutti e poi va a sradicare questo pallone a Scanu. Ancora un pallone dentro in profondità, ma è attento, vigile, una sentinella il portiere Del Sorbo.
del Sorbo è senz'altro stato uno dei protagonisti di questo torneo. Adesso ancora una possibilità per Cerullo, che non si è però concretizzata. Tanti bei giocatori in campo, Diego, sicuramente hanno brillato in molti. Qual è stato quello che ti è piaciuto di più in assoluto in tutto il torneo, non soltanto in questa partita? A mio avviso Orlando è un ottimo giocatore. Seguiamo intanto questa azione che si è appena conclusa, grande chance per il Sant'Agnello. Concludi anche il tuo pensiero, Diego. No, stavo dicendo Cristian Orlando del Sant'Agnello, ottimo giocatore. Ha sorpreso un po' tutti con i suoi gol, è mancino ma calcia molto bene anche di destro, ha grande fisico e grande corsa. Adesso c'è il rinvio di Santa Maria. Adesso c'è ancora la formazione della cantera che prova ad affondare con Pragliola. Altro lancio in profondità. E parte adesso il Sant'Agnello in massa, ci crede, con questa azione sull'auto di destra da parte di Orlando, non ce la fa a superare la difesa di Capocotta. Orlando in questo caso si era defilato. Due squadre che stanno prestando estrema attenzione verso la fase difensiva dopo i fuochi d'artificio iniziali. 4 gol, partita che nelle fasi iniziali è stata pirotecnica. Adesso la cantera può partire in contropiede, attenzione che c'è spazio per Pragliola, se ne va, non è Pragliola scusate, ma il numero 9 Cerullo, naturalmente viene fermato Cerullo da un ottimo intervento di Pio Esposito, che quando si tratta di tirare la carretta non si tira indietro, è arrivato anche a coprire in difesa, lui che comunque è un costruttore di gioco. Altro rinvio, profondità, e poi c'è una conclusione dalla lunghissima distanza che non crea grattacapi particolari. Tiro di Piede Palumbo che è terminato sul fondo. Anche la formazione comunque della cantera ha dimostrato di avere diversi giocatori davvero di qualità che hanno fatto benissimo nel corso del torneo, non ha sfigurato affatto anche in questa finale, soprattutto la forza caratteriale, la reazione. Adesso prova ad andarsene ancora una volta Bonetti, e poi ha tentato di aggirare il portiere del Sorbo, ancora una volta fantastico nella scelta di tempo su Cerullo. Il Sant'Agnello è aggrappato, Diego, al proprio portiere del Sorbo, che sta giocando un secondo tempo formidabile, soprattutto nell'uscire. Sì, la reazione della cantera è stata prepotente, del Sorbo sta salvando in un certo senso i suoi, perché il Sant'Agnello sta soffrendo lì dietro. Infatti dobbiamo dire che le cose più belle da parte della squadra in maglia bianca le abbiamo viste all'inizio della partita, con i due gol sublimi da parte di Inghilterra e poi di Orlando. Altro cross al centro, attenzione, la cantera si sta rendendo pericolosa, riparte il Sant'Agnello in contropiede, già spezzato però da Pragliola, che ha letto tutto con anticipo, ha una grande duttilità e un grande senso della posizione Pragliola. 2 contro 2 e poi una rovesciata da parte di Pezzullo, poi la sponda di Cerullo, si distende sulla sinistra Bonetti al centro per il tiro da parte di Cerullo, che praticamente si è visto stoppare un tiro a botta sicura dal solito del Sorbo, e poi in seconda istanza calciata alle stelle. Anche in questo caso del Sorbo è salito in cattedra, anche in questo caso del Sorbo ha tenuto a galla i suoi. Un secondo tempo che ai punti, correggimi se sbaglio Diego, sta meritando la cantera tutta la vita. Sì, merita la cantera, Sant'Agnello è un po' sulle gambe, non riesco a capire perché, cioè è stato un calo proprio fisico, sta soffrendo tantissimo. E vediamo se il Sant'Agnello a questo punto riuscirà a pareggiare questa partita, perché non riusciamo più a vederla in attacco. Sono un po' isolati adesso sia Orlando e sia Mario Avitabile.
Adesso esce Santa Maria, lascia scorrere il pallone. Dovrebbe essere rimessa dal fondo. Infatti è così, non avrebbe avuto motivo di lasciare questo pallone Santa Maria. Siamo al 14esimo, gara che ormai si avvia alla sua conclusione, almeno per quel che riguarda i tempi regolamentari. Poi ci saranno direttamente gli shutout. Vediamo se ci sarà questa ulteriore appendice. Adesso calcio di punizione che verrà battuto da Pezzullo. Calcio di punizione che verrà battuto proprio dal giocatore rossoblù della cantera, Pezzullo. Tre uomini in barriera. Vediamo se Pezzullo riuscirà a regalare adesso una gioia fantastica alla sua squadra. Parte Pezzullo, il tiro, arriva la deviazione, il gol. 3-2 adesso per la cantera, che esulta, dovrebbe aver segnato. Adesso cerchiamo di individuarlo dal numero di maglia. C'è un'esultanza generale, potrebbe essere stato Bonetti, non ne siamo certi. Esultano un po' tutti. Ci ha segnato nella cantera. 3-2, grande protagonista di questa sfida, proprio Bonetti, che ha segnato una tripletta. E adesso va sulla fascia sinistra Orlando, deve tentare tutto per tutto il Sant'Agnello. Era in vantaggio 2-0, vedeva ormai il traguardo vicino, sentiva ormai davvero a un passo il sapore della conquista della vittoria. E adesso si ritrova quasi nel baratro con la cantera che continua a calciare. Pragliola al volo, con coraggio, da lunghissima distanza del Sorbo, che aveva tenuto in piedi la propria squadra. Non ha potuto far nulla di fronte a questa deviazione ravvicinata. La cantera che è praticamente a 4 minuti dalla vittoria. Pragliola. Allora il Sant'Agnello prova adesso a sviluppare sulla fascia destra questa azione con Manzi. Altro rinvio in profondità. Orlando, si affida ad Orlando. Adesso la formazione della Sant'Agnello, palo da parte di Orlando, anzi pallone è entrato perché probabilmente ha preso il palo di sostegno. Infatti ha esultato subito dopo aver guardato l'arbitro, non abbiamo capito, pallone che evidentemente era entrato. Tre pari, e adesso dunque si assisterà a un finale arroventato, ancora più di quello che ci potevamo aspettare. Non finisce mai questa partita fantastica. 3-3, nessuno poteva mai immaginare questo crescendo di emozioni. Tre minuti al termine, vediamo se una delle squadre troverà il guizzo vincente, l'acuto che potrebbe a questo punto essere decisivo per la vittoria di questa manifestazione. Orlando e Bonetti hanno illuminato la platea più di qualunque altro giocatore. Diego, sei d'accordo? Sì, sono due giocatori molto forti e secondo me in questo finale solamente una giocata di un singolo come appunto uno di loro due potrebbe risolvere questa partita, perché comunque questa partita è molto tirata. Siamo davvero alle battute conclusive, 120 secondi adesso alla fine di questo confronto, dopodiché in caso di parità emozioni degli shootout. Adesso le due squadre tentano fino alla fine di superarsi. Ha sbagliato il passaggio Cerullo per Bonetti. Altra rimessa laterale battuta adesso
dalla cantera Pragliola. Provate il pallonetto Pragliola su Scanu. Ora Scanu che riparte, attenzione, c'è una grande chance per il Santaniello che segna il gol del 4-3, incredibile, incredibile, susseguirsi di emozioni, è arrivato il gol del 4-3 del Santaniello che ha praticamente, a questo punto possiamo dirlo, rivoluzionato tutta la gara. Ad avere segnato questo gol è il solito Orlando che viene festeggiato da tutto il pubblico, 4-3 e la cantera a questo punto è spalle al muro. Pazzesca partita, pazzesca, perché era in vantaggio il Santaniello, è stata rimontata dal 2-0 al 2-3 e adesso è avanti 4-3, ma non è ancora finita. La storia infinita di questo match con questa finta di corpo da parte di Bonetti che prova a liberarsi di due giocatori, l'avevi detto Diego, eri stato profeta di quello che è successo successivamente, soltanto una giocata di uno di quei due giocatori poteva risolvere la partita tra Bonetti e Orlando, è stata la volta di Orlando, adesso vediamo se Bonetti riuscirà a replicare. Che gol però che ha fatto Orlando, uno dei tanti compiuti oggi. Beh, un gol bellissimo, è un ragazzo davvero, davvero promettente, ha grande prospettiva, forse è il terzo di questa partita, ma in questa giornata ne ha fatti moltissimi, uno più bello dell'altro, e è riuscito quasi sempre a dare la qualificazione e addirittura oggi sta dando la finale alla sua squadra. Prova d'ora adesso la cantera con gli ultimi assalti. Il cuore oltre l'ostacolo adesso per Pragliola che allarga sulla sinistra per Bonetti, provato a far filtrare questo pallone, sarà per chi vince una gioia immensa, per chi perde una delusione cocente, ma nessuna delle due squadre deve considerarsi sconfitta. L'invincibile infatti non è quello che vince sempre, ma quello che, come dice una famosa canzone di Jovanotti, anche se perde non è vinto mai. E entrambe le squadre sono state indomite sul terreno di gioco, hanno dato davvero il 101%, tutto quello che avevano in corpo e anche di più. Non è finita, calcio d'angolo da parte di Bonetti, di testa spazza via la retroguardia del Santaniello, adesso Pragliola deve stringere i tempi, la cantera se vuole pareggiare i conti, va adesso Pezzullo, destro di Pezzullo, poteva essere questa l'ultima occasione, vediamo se Sansonetti concederà ancora una chance, perché il tempo è finito, da oltre un minuto. Siamo 4-3 in una delle più belle partite che abbiamo visto dal vivo, e non soltanto per quel che concerne questa manifestazione. Che emozioni, signori. Attenzione, pallone che danza pericolosamente, adesso viene spazzato via. Batti e ribarti, ancora Pezzullo che adesso si spinge in avanti. Si impegna Pezzullo a rincorrere il pallone. Cade a terra, poi si lotta ancora sulla fascia sinistra, su tutti i palloni, rimessa laterale. 21esimo e 21 secondi. Al termine, ancora la cantera che ci prova, Pragliola gestisce questo possesso, poi il destro, attenzione, provato da D'Alterio sul fondo, e probabilmente con questo tiro si spengono le ultime residue chance per la cantera di portare a casa il trofeo. Entrambe, Diego, avrebbero meritato di vincere questo titolo. Il calcio come sempre ne premia una, ma la cantera davvero ha ben poco da riproverarsi. Sì, la cantera esce a testa alta, ha centrato la qualificazione a questa finale diciamo facilmente, ha vinto quasi tutte le gare, ha giocato un gran calcio, sempre propositivo, dispiace ma alla fine una delle due doveva trovare la vittoria. Il Santaniello è stato più cinico, e ricordiamo che la cantera si è ritrovata dopo 5 minuti sotto di due gol, non era facile rimontare. La cantera è passato da un momento di sconforto a uno di grande gioia e adesso è tornata nuovamente sotto, reclamano la fine della partita adesso i sostenitori del Santaniello, siamo ormai al terzo minuto di recupero, si prosegue, match è bellissimo, vediamo se fischierà Sansonetti da un momento all'altro. Santaniello che riparte adesso con Manzi che se ne va sulla destra, viene messo a terra Manzi, si prosegue, ancora la cantera che prova adesso questa azione di contropiede con Pragliola, se ne va Pragliola, l'ultima chance per Pragliola e il tiro di Pragliola viene neutralizzato da Del Sorbo. Che partita, signori, finisce qui, ha vinto il Santaniello il trofeo, la quarta edizione del Memorial Gigino Maturi, è uscita davvero con grande, grande delusione, ma non ha nulla da riproverarsi la squadra della cantera che ha dato tutto.
era andata davvero a 10 minuti dal successo e poi si è dovuta inchinare di fronte a questo indomito Sant'Agnello. È tutto da Enrico Pasquali Coluzzi con le immagini dell'esultanza da parte dei cacciatori del Sant'Agnello. Vi diamo appuntamento alle prossime giornate di questo fantastico torneo.